Il bello è che, come tutti i lavori, questo lavoro in cui la passione è fondamentale, ogni giorno che vado in palestra vado con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che quando sono andato il primo giorno, quando avevo 16 anni, 17 anni, perché è un divertimento. Paolo, che è un allenatore, sa perfettamente di cosa parlo. C'è dentro questo fuoco che veramente non si spegne mai. Il giorno che dovesse arrivare vorrà dire che non sono più in grado di farlo e quindi smetterò di allenare. Ma in questo momento la passione, la voglia, il cimentarsi ogni giorno, confrontarsi ogni giorno, il rapporto con i giocatori è qualcosa per me di estremamente stimolante ed eccitante. Io ho a che fare con ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo, che hanno mentalità diverse, hanno culture diverse e quindi ovviamente sono persone che hanno abitudini e obiettivi diversi. Tutti quanti hanno obiettivi individuali. La grande difficoltà è mettere insieme questi obiettivi e far sì che diventi ovviamente un unico obiettivo, quello della squadra. Quando c'è un gruppo, possono anche stare bene insieme, possono anche stare male insieme, non mi interessa. Cioè la cosa importante è che un gruppo alla fine, perché possa essere un gruppo che possa pensare insieme, deve condividere un obiettivo di squadra. La collaborazione giusta e ovviamente ti limita gli errori e ti porta al risultato. E quindi di conseguenza cosa succede? Che se la squadra arriva all'obiettivo collettivo del gruppo, ovviamente i giocatori devono capire che si arriva anche al loro obiettivo individuale, perché il successo della squadra porta successo per tutti. Tutti quanti vogliono avere più soldi, tutti quanti vogliono avere più visibilità. È normale, perché sono professionisti, sanno perfettamente che tra 10 anni qualcuno, 2 anni qualcun altro, 3 anni per un altro, la carriera finisce. La carriera del giocatore è a termine. Quindi loro sanno che stanno monetizzando, mettendo via dei soldi, sono ben pagati per il loro futuro. E quindi nella loro testa il primo obiettivo è sì vincere per la Dinamo, ma come professionisti guadagnare. Giusto, sacrosanto e condivido, ma deve essere finalizzato al risultato della squadra. Il risultato della squadra porterà successo anche a loro. La cosa importante è con loro, nel rapporto con loro, essere molto diretto, essere sincero, dal punto di vista umano, perché dal punto di vista umano, che magari capiscono più tardi, però è ugualmente importante, devono sapere che si possono fidare. Quindi, tradotto vuol dire non prendere per i fondelli. Quello che mi dà l'autorevolezza all'interno del gruppo, non dico l'autorità, ma l'autorevolezza, cioè la stima e il credo, è quanto io so di fare la canestro e quanto riesco a trasferire a loro. Nel senso che devo proporre cose che sono praticabili, che loro possono fare proprie e che possono poi tradurre sul campo. Perché se questo non riesco a farlo, allora è il problema. Però alla fine la cosa importante, tornando alla prima frase di questa piccola parentesi, è essere se stessi. Perché tanto alla fine quello che voi avete dentro è quello che loro devono percepire e che devono capire che fa parte di voi. Parallelamente dovete essere competenti. Se non siete abbastanza competenti, bisogna aggiornarsi, bisogna studiare, perché tanto vi sgamano. E quindi alla fine sei da solo. Ogni giocatore che va all'interno di un gruppo deve sapere qual è la cosa che gli viene richiesta, che minutaggio gli viene richiesto, che compito ha all'interno del gruppo. Ci deve essere chiarezza nei ruoli, perché se la squadra non sa realmente quali sono le gerarchie all'interno del gruppo, è un casino. Perché tutti sentono il diritto di fare un tiro più azzardato, tutti sentono il diritto di fare una carambolata in più, di fare degli azzardi che ad alcuni sono concessi, ad altri meno. Perché ci sono delle gerarchie che tutti quanti devono rispettare. Poi questo non vuol dire che all'interno della squadra ci deve essere concorrenza, nel senso che sono il vice del playmaker, voglio provare a portare via il posto al titolare, questa è una sana concorrenza all'interno del gruppo. Non è però che siccome voglio fare le scarpe, tra virgolette, cercare di avere più minuti, mi comporto male con lui, poi faccio delle cose che sono al di fuori di quelle che sono le esigenze della squadra. Attraverso, come dicevo prima, le esigenze della squadra, ognuno deve cercare di tagliarsi più minuti, più fiducia da parte dell'allenatore, più spazio per avere ovviamente un ruolo più importante all'interno della squadra. Poi sarà un problema di me decidere se questo giocatore ce la fa o meno e merita più minuti o meno di quell'altro.
il giocatore deve essere ambizioso, tutti quanti devono pensare di avere qualcosa in più, di avere qualcosa in meglio, più soldi, più guadagni, un posto migliore, un posto più sereno dove poter lavorare. Quindi l'ambizione è fondamentale, sempre indirizzata e pilotata verso quello che è il risultato della squadra. Sardegna.